chiedono un intervento da parte del primo cittadino per conoscere il prezzo definitivo di tutta l'area che ricade attorno all'antenna. L'associazione e il comitato Parco Antenna Sant'Anna, insieme ad altre associazioni, cittadini e alcuni capigruppo consiliari. Una richiesta avanzata in vista delle prossime scadenze, ma anche a seguito delle ultime novità evidenziate nel corso degli incontri avvenuti durante il tavolo di confronto che coinvolge i soggetti interessati. Manca solo un mese alla scadenza per l'apposizione definitiva del nuovo vincolo culturale. Il sindaco chieda formalmente a Rai Way il prezzo definitivo di cessione dell'intera area e proceda ad acquisire immediatamente i beni. Questo consentirà di partecipare subito ai bandi che stanno uscendo giorno dopo giorno per la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dell'antenna e di tutta la sua area. E questo è proprio il momento più propizio perché il governo nazionale ha annunciato 2 giorni fa che il PNRR deve immediatamente servire ad un forte rilancio economico del Meridione con enormi investimenti. Inoltre, il Comitato Parco Antenna e l'Associazione Parco Antenna, con i vari partner associativi di cui sono espressione, promuoveranno contestualmente per appoggiare il Comune di Caltanissetta un apposito crowdfunding. Quindi, con questo, attraverso gli strumenti offerti dalla normativa attuale e sotto la garanzia di un istituto di credito abilitato, i cittadini e le imprese del territorio sosterranno economicamente il comune nelle spese di acquisto dell'area. Quindi promuoveremo anche il crowdfunding per quanto attiene alla messa in sicurezza dell'antenna e agli altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il comune si avvarrà sia degli stanziamenti decisi da parte della regione siciliana e ribaditi anche nell'ultima riunione che c'è stata circa 25 giorni fa presso il Dipartimento regionale dei beni culturali, e si avvarrà anche dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza. È importantissimo che si chieda a Rai Way il prezzo definitivo di cessione e si proceda con un atto deliberativo a deliberare l'acquisizione, in parte a titolo gratuito e in parte a titolo oneroso, del tralicio e di tutta la sua area. In questo modo possiamo partecipare immediatamente ai vari bandi del PNRR. E entro questo mese occorre un atto di manifestazione di volontà del Comune per acquisire l'area dell'antenna e l'antenna stessa. Con questo atto, allora sì che l'antenna sarà definitivamente sottratta dal pericolo della demolizione e potrà finalmente partire questa rifunzionalizzazione e questa valorizzazione che tutti vogliamo, perché lo vogliamo tutti, ma adesso manca un atto concreto, un'espressione concreta di questa volontà.